Ciao a tutti e benvenuti all'ultima puntata di Chrome DevTools in azione. Nel video precedente abbiamo visto il pannello Network e come possiamo utilizzare il pannello Timeline per analizzare il frame rate e più in generale la performance di rendering di una pagina web. In questa puntata invece useremo ancora il pannello Timeline, però insieme al pannello Profiles per scovare i memory leak. Vediamo quindi qual è l'ultima richiesta del boss. Ciao Alberto, i shuriken sono veloci, però adesso il browser muore se ne lancio troppi. Il fatto che il browser muoia, o che in altre parole vada in crash, potrebbe dipendere dal fatto che la sua memoria si riempia a tal punto da non permettergli più di mantenere la pagina in piedi. Per vedere se questo è il problema, proviamo a utilizzare la schermata timeline, selezionando qui memoria. Facciamo partire una registrazione. E qua possiamo vedere un grafico dell'andamento della memoria con l'avanzare del tempo. Proviamo ad eseguire qualche operazione, quindi mettiamo degli shuriken nella cintura e vediamo già come il grafico si inizia a popolare. Lanciamo gli shuriken e possiamo osservare che adesso c'è stato un picco molto alto qua di utilizzo della memoria. Proviamo a ripetere l'operazione un'altra volta. Vediamo che aggiungere gli shuriken alla cintura non provoca cambiamenti sostanziali. Se li lanciamo invece, ecco che la memoria torna a salire. Qua, ora, il grafico ideale sarebbe a dente di sega, in cui la memoria inizia a salire perché viene occupata e poi scende in una botta sola per via della garbage collection, che elimina tutti gli oggetti inutilizzati. Qua possiamo provare a forzare la garbage collection, ma possiamo vedere qua, zoomiamo, che la memoria liberata è decisamente inferiore rispetto a quella utilizzata. Quindi vuol dire che ci sono ancora molti oggetti che sono occupati da qualcuno. Se andiamo a vedere qua, in questa parte, selezioniamo questo evento che è quello più lungo. Vediamo che qua c'è una chiamata di funzione che è questa qua, throw shuriken. Solo che da qui non abbiamo nessun indizio che ci dice che cosa può causare il problema. Proviamo invece a utilizzare la schermata Profiles. Qua abbiamo un paio di opzioni. Proviamo con la prima. Proviamo a fare un collect JavaScript CPU profile. Facciamo partire una registrazione. E eseguiamo questa operazione. Ok, possiamo fermare la registrazione. Andiamo ad analizzare questo grafico, o meglio questi dati. Qua vediamo che c'è la funzione create shuriken, che per il 12% del tempo sta occupando la CPU. Funzione create shuriken è questa qua. Allargo la finestra, è questa qua che c'è al centro. Poi quello che facciamo è creare un div, creare un'immagine, un elemento immagine, che mettiamo all'interno di questo container. Qua stiamo settando degli attributi CSS e qua infine settiamo una proprietà dell'immagine che è weight, che è un grosso array. Il problema è che questo non lo possiamo eliminare. Vediamo se comunque è questo l'oggetto che ci sta creando problemi. Per vedere se è questa proprietà qua e quindi questo oggetto che non sta venendo eliminato nel modo corretto, possiamo fare un altro tipo di analisi. Possiamo fare uno heap snapshot. In particolare, la tecnica che si utilizza è questa. Aggiorniamo la pagina, prendiamo uno snapshot a pagina caricata, eseguiamo l'operazione che secondo noi crea il problema, salviamo lo snapshot, adesso eseguiamo di nuovo l'operazione.
salviamo un altro snapshot. Già qua possiamo vedere che c'è una netta differenza di memoria occupata. Qua selezioniamo comparison e viene fatto in automatico il confronto con il primo snapshot. Qua selezioniamo il terzo, selezioniamo di nuovo comparison e qua viene fatto in automatico il confronto con il secondo. Si utilizza farne tre e fare questi due confronti perché tra il primo e il secondo ci potrebbe essere l'allocazione di oggetti che servono soltanto per l'inizializzazione e quindi devono essere lì. Se però andiamo ad analizzare questo snapshot 3, possiamo vedere che qua ci sono degli oggetti, in particolare delle stringhe, che hanno un delta di occupazione di memoria pari a 18 mega, che è molto probabilmente quello che ci sta creando il problema. Se andiamo a vedere qua, in effetti sono proprio quelle stringhe che venivano create nel codice. Infatti, se torniamo velocemente al codice, erano proprio questi degli array vuoti, uniti dalla stringa gna. Qua in basso possiamo vedere dove stanno questi oggetti. Sono una proprietà weight di un oggetto di tipo ImageElement che sta all'interno di un div che sta all'interno di un array chiamato ThrownShurikens. Quindi abbiamo visto che il problema non stava nella creazione degli oggetti Shuriken, ma è molto probabilmente nella sua distruzione. Il fatto che questi oggetti abbiano lo sfondo rosso vuol dire che sono degli elementi che sono staccati da un tree, che però sono ancora referenziati indirettamente via JavaScript, in questo caso tramite l'array from Shurikens. Infatti, se noi qua andiamo a cercare il punto in cui vengono eliminati gli shuriken, cioè in questa funzione qua, noi vediamo che qua gli elementi vengono eliminati dal DOM, però l'array non viene mai svuotato. Quindi possiamo provare invece ad aggiungere questa riga e vedere se le cose migliorano. Allora, ho salvato il nuovo codice. Proviamo ad aggiornare la pagina. Adesso torniamo alla timeline, cancelliamo la vecchia registrazione e facciamone partire un'altra. Quindi aggiungiamo gli shuriken e proviamo a lanciarli. Adesso il grafico è tornato su perché questi oggetti ci servivano. Però se noi aspettiamo che la garbage collection si attivi oppure se la forziamo, possiamo vedere co cosa succede. Ecco qua, è appena arrivata la garbage collection automatica che ha cancellato gli oggetti che non ci servivano più. E così siamo riusciti a risolvere un bel problema di memory leak. E con questo si conclude la serie di Chrome DevTools in azione. Grazie per aver seguito i video e se siete interessati ad approfondire vi consiglio di andare sul sito ufficiale di developers.google.com. Se poi volete contattare me, questi sono i miei contatti. E su GitHub trovate anche il codice del sito che ho utilizzato per fare gli esempi. Ciao ciao!